Vi hanno già raccontato tantissime cose. Quello che abbiamo visto, diciamo, l'esperienza del Senato forse è un pochino diversa da quella della Camera, forse perché siamo più vecchi, probabilmente questo insomma ci fa porre in un modo un po' diverso, però le schifezze sono le stesse, quindi da quelle che vi hanno raccontato succede pari pari. Noi abbiamo avuto il privilegio di premere il pulsante, che indubbiamente è stato un grande privilegio, almeno per me è stato un privilegio immenso quello di premere quel pulsante, sto parlando di Silvio ovviamente, perché diciamo erano tanti anni che lo volevo fare, la verità. Grande. Però insomma abbiamo sentito dire tante cose in Senato, quello che a me colpisce particolarmente è verificare che queste persone che rappresentano i cittadini da tanti anni sono ignoranti. Non studiano, non capiscono quello di cui parlano. Quando noi gli spieghiamo qualcosa, gli spieghiamo un emendamento, gli spieghiamo un ordine del giorno, non sanno di cosa parlano, votano senza sapere. Questa è una cosa drammatica, è veramente triste vedere questa cosa, perché quando un domani, e io lo spero tanto, le persone che sono lì dentro inizieranno un'altra volta a pensare con la loro testa e voteranno non secondo quello che gli dice il partito, ma quello che gli dice la loro coscienza, la loro capacità critica, la loro capacità di pensare, a quel punto veramente non servirà più il partito, perché a quel punto 350 persone, 300, scusate, mi faccio prima, 315 più 5 persone che stanno al Senato e 630 alla Camera, inizieranno un'altra volta a pensare. A quel punto, quando quelle persone penseranno, magari saranno di meno, ci auspichiamo che saranno di meno, non so perché alla Camera vogliono eliminare il Senato, ma questo è un altro discorso che farebbe separato bene, va bene, a parte le battute, quando ricominceranno un'altra volta a pensare, a che servirà più? Veramente, a che cosa servirà più avere il voto di fiducia? O avere il partito che dice vota questo, vota quello, se tutti quanti ritornano a pensare? Teoricamente non c'è più bisogno di niente, basta ragionare, una cosa è giusta e sbagliata. Vi faccio un esempio, c'era un emendamento che riguardava la modifica della legge sull'OPA, una cosa che abbiamo studiato al Senato perché c'era il problema di Telecom, perché la Telecom attualmente insomma, è stata acquistata da Telco, da Telefonica, c'è tutto un giro. Sostanzialmente gli spagnoli controllano Telecom avendo non la maggioranza, ma avendo il 21%. Era stato proposto un emendamento a firma di Mucchetti, che è PD, Matteoli, che è PDL, l'avevo dopo PDL, Forza Italia. Altri senatori, Zanda l'ha firmato, il capogruppo del PD e così via. Noi non l'abbiamo firmato, ma l'avremmo appoggiato. Questo emendamento, che era una cosa giusta, la modifica della legge sull'OPA, non l'hanno manco votato, perché non c'hanno le palle, scusate la parola, di decidere di fare una cosa giusta, perché una cosa che avrebbe dovuto fare 15 anni fa. Se tu vuoi una società, te la compri, qual è il problema? È normale, è una democrazia normale, vuoi una società, la paghi, te la compri e fai quello che ti pare. Invece no, non hanno avuto il coraggio di fare questa cosa. Alla Camera i ragazzi bravi hanno preso l'emendamento, l'hanno ripresentato, l'hanno fatto loro e non è successo niente. Questi zozzoni non hanno il coraggio di decidere un benamato piffero, non decidono niente, a me non mi viene altra parola che dire che sono democristiani, nel senso deleterio del termine, perché non hanno il coraggio di decidere, bisogna fare qualcosa, ok, per ristrutturare un sistema malato si leva qualcuno, ve l'hanno già detto, si leva qualcuno e si dà qualcun altro, ovviamente si leva chi ha e si dà chi non ha, questo è pacifico, ma per fare questo devi metterti contro qualcosa. Devi avere il coraggio, scusate, di perdere voti, perché devi perdere quelli là che ti hanno sempre votato, perché stai rispostando e ricollocando le forze economiche. Allora ce l'abbiamo questo coraggio di fare queste cose, di scegliere quello che dobbiamo fare. Fin quando non avremo questo maledetto coraggio, non cambieremo niente, perciò abbiamo detto che dobbiamo andare al governo, perché noi questo coraggio ce l'abbiamo. E se questo coraggio comporterà che il movimento, dopo un anno, due anni, cinque anni, scompare, ma qual è il problema? Ce ne andiamo! Io non voglio rimanere là dentro, non mi interessa, mi interessa solo rimodificare un sistema malato, perché questo è purtroppo, è malato. Quando io vedo che si vanno a finanziare, che io devo dire, la pedemontana veneta, la pedemontana piemontese, nella legge di stabilità gli diciamo ma a che serve questa strada? La tangenziale est di Milano, a che servono queste strade? Se le ferrovie secondarie non funzionano, continuano ad andare avanti sull'alta velocità. E i pendolari che fanno?
Io ho sentito dire in Parlamento che il trasporto pubblico locale ha aumentato il numero dei passeggeri per colpa della crisi. È la politica che dovrebbe anticipare le crisi. Che fa? La politica ha il coraggio di vedere prima quello che succede e modificare il sistema, perché sennò la politica va a traino di quello che succede. E che politica è? È politica. Dov'è la nostra capacità critica di scelta? E questo non lo possiamo fare, non lo posso fare io, non lo può fare nessuno di noi, perché nessuno di noi ha le capacità complesse. E questo è quello che quando vi viene detto la forza, la capacità dell'intelligenza collettiva, della rete, questo è, perché ognuno di noi ha una sua sensibilità, una sua storia, e se metti quella tua sensibilità e quella tua storia al servizio di un'idea più grande, allora l'abbiamo fatta questa maledetta rivoluzione, perché almeno io, ma penso tutti quanti, è quello che vogliamo fare, la rivoluzione pacifica, pacifica, pacifica. Bravo. Ma si deve fare, pacifica, ma si deve fare.